Buongiorno, oggi è martedì e oggi voglio farvi vedere i lavori in taverna. Vi avevo accennato qualcosa in uno dei video precedenti, però non vi avevo mostrato ancora nulla. In realtà aspettavo di farvi vedere il video di tutti i lavori, quindi dall'inizio alla fine a lavori completati, però ho l'impressione che ci metteremo un po' di tempo, quindi ho pensato di iniziare a farvi vedere qualcosina, visto che comunque è una cosa che mi avete richiesto tantissime volte, anche quando avevo fatto l'home tour, mi avevate chiesto di mostrarvi la taverna, ancora non l'avevo fatto. In realtà adesso la vedrete un po' mezza ribaltata perché stiamo appunto facendo i lavori, quindi c'è un po' di casino, però vi faccio vedere attualmente com'è, così da poter poi vedere la differenza più avanti nelle prossime settimane o anche nel prossimo mese, perché abbiamo deciso alla fine di rinnovarla completamente. In sostanza, i lavori più grossi che andremo a fare, che ci occuperanno più tempo, sono pitturare tutte le pareti, perché comunque c'è bisogno, sono state pitturate quando è stata costruita la casa, quindi vi parlo tipo di 10 anni fa. E non è più stato rinfrescato, quindi comunque bisogna dargli una rinfrescata e abbiamo scelto di fare tutto bianco come qui in casa, ma penso fosse abbastanza ovvio. E poi la parte del camino, poi ve la faccio vedere, la parte del camino pensavamo di farla colorata, fare un tipo un tortora, una cosa del genere, però ancora devo andare a scegliere il colore e poi andremo a cambiare il pavimento. Del pavimento poi farò un video proprio dedicato perché comunque voglio spiegarvi bene tutto quanto, quindi il tipo di pavimento che abbiamo scelto, perché abbiamo scelto quel genere di pavimento, quel genere di installazione, come andremo ad installarlo e via dicendo. Quindi troverete proprio un video dedicato più avanti sul canale. Non vedo l'ora che arrivi, lo stiamo aspettando, è bellissimo e non vedo l'ora di vederlo posato. Quindi quelli sono i lavori, diciamo, un pochettino più grossi. Poi ovviamente andremo a cambiare anche il battiscopa, che prima era in marmo, adesso lo metteremo in PVC perché il legno giù in taverna non tiene a causa dell'umidità. E poi piano piano cambieremo anche qualche mobiletto, cambieremo la TV, andremo a rinnovare insomma un po' tutto. Adesso scendo così vi faccio vedere com'è, tra l'altro vedrete mio papà all'opera perché è arrivato a darci una mano, lui è molto bravo a pitturare, quindi lo stiamo facendo fare a lui, però io e Ste, che qua mi sta guardando, gli daremo una mano? Sì, però ci proviamo. In realtà devo dire che ho scoperto questa passione, nel senso non è che amo pitturare, però farlo a casa mia lo faccio volentieri, vedendo comunque poi i miglioramenti, eccetera, è una cosa che mi piace. Se dovessi andare a farlo a casa di qualcun altro, forse un po' meno, a casa mia lo faccio invece molto volentieri, quindi mi sto un po' destreggiando anche in questo campo, in realtà più io che ste. Lui però è stato bravo perché ha aiutato mio papà a togliere i battiscopa, che infatti adesso abbiamo già sistemato, non so se vi avevo accennato, forse nelle Instagram stories abbiamo già stuccato la parte dove abbiamo tolto il battiscopa perché ovviamente era venuto via anche un po' di muro e niente, adesso scendiamo così vi faccio vedere tutto. Ed eccoci qui, questa è la taverna, sono scesa da qui arrivando un po' dalla strada pranzo ed eccoci qui. Questo pavimento verrà ricoperto, i battiscopa li abbiamo già tolti, la parete, le pareti al momento erano così tutte gialle, un giallo molto forte, anche il rosso del camino è abbastanza deciso. Adesso la vedete vuota, però ho fatto anche qualche ripresa che vedrete poi in un altro video di com'era prima con i vari mobili. Qua c'è l'angolo, cioè c'era l'angolo divano e TV. Qui c'è la cucina, Moka che sta scappando, la cucina, e poi da questa parte, qui c'è la palestra che vi avevo già mostrato. Cosa abbiamo fatto in questi giorni? Siamo andati, come vi accennavo, a togliere il battiscopa ed è già stato stuccato per bene tutto. Abbiamo pitturato la prima bocca di lupo, che dà poi sul giardino, perché questa grata qui dà sul giardino. Anche questa prima era gialla come le pareti,
ho dato una rinfrescata di bianco, o meglio mio papà, e infatti adesso vi faccio vedere. Stiamo facendo l'altra, che è quella lì, anche questa da sul giardino. Vi faccio vedere anche la differenza, così come è attualmente gialla e così come sta diventando. Abbiamo spostato tutto e siamo pronti per pitturare. Tra l'altro, la taverna vista così senza niente sembra molto più grande rispetto a prima. Partiremo da questa zona e qui abbiamo finito. In realtà adesso stiamo facendo asciugare, poi daremo una seconda mano perché in certi punti non è uscito perfetto, però già così cambia completamente. Vi mostro il pittore che si siede per darsi la carica prima di partire. No? No? Sulla riserva. La riserva. E prima di dare il colore qui andiamo a pitturarlo di bianco per togliere il rosso, così che poi il colore che faremo dopo prenderà un pochettino di più e non si vedrà magari sotto un po' di rosso. E per oggi abbiamo pitturato, come avete visto, tutta questa parete dove ci sarà la zona divano e TV. Io ho pitturato anche il camino e questa prima parte qui. Domani pomeriggio continuiamo con il resto e andremo sicuramente a dare la seconda mano e a fare questa parete. Oggi abbiamo terminato la prima parte, abbiamo pitturato, come vi accennavo ieri, anche questa parete, come avrete intravisto, perché mi sono messa anch'io all'opera, ho aiutato mio papà e devo dire che non mi dispiace alla fine quando poi vedo il risultato finale, perché mi piace tantissimo così adesso che le pareti insomma sono diventate bianche, ma proprio perché non mi piaceva
adesso non si vede molto, il giallo che c'era prima là, secondo me è troppo forte, e quindi così mi piace tanto, quindi sono contenta. Per questa settimana ci fermiamo qui, anche perché fra pochi giorni è Ferragosto, quindi stacchiamo un po' la spina, riprenderemo i lavori da settimana prossima, anche perché adesso, una volta finito di pitturare, aspettiamo l'arrivo del pavimento per poter procedere con l'installazione del pavimento e poi inserire i mobili, inserire tutte le cose che poi andremo ad acquistare. Ancora non abbiamo scelto niente, anche se un po' di idee le ho. Non so se si vede, ma immagino di no. Ecco qui e là ci sono le mie luci, quelle che solitamente utilizzavo per fare i video. Adesso non le sto più usando da un annetto quasi ormai, però sono venute comodissime per illuminare questa zona della taverna, perché siamo andate a togliere le plafoniere che c'erano prima, in quanto abbiamo deciso di cambiarle. Quelle che c'erano prima erano molto molto classiche, e quindi visto che bisognava pitturare, le abbiamo tolte, abbiamo tappato i buchi, così da poter poi inserire delle appliche nuove che andremo ad acquistare. Non so ancora se fare tipo come quella che abbiamo messo in palestra, che alla fine è un pannello a led molto molto semplice, rettangolare, oppure se mettere qualcosa di diverso. Devo ancora vedere, navigherò un po' su internet e vediamo se trovo un po' di ispirazione. E niente, quindi insomma, per ora questo è il risultato. Adesso vi faccio vedere abbastanza velocemente come, dove siamo arrivati, e poi voglio chiedervi anche consiglio per quanto riguarda il camino. Questa è appunto la parte dove c'è il camino. Adesso abbiamo un po' tutto coperto, però qui c'è il camino, va proprio a legna, e la nostra idea è quella di pitturare questa parte qui, come già vi avevo accennato l'altro giorno. Io pensavo di fare un tortora un po' simile a questo colore qui, per intenderci, magari una tonalità un pochettino più scura, e fare l'unico tocco di colore al centro qui. Oppure avete altre idee, altri colori da utilizzare al posto del tortora come alternativa? Non so, secondo me questa tonalità magari un pochettino più scura ci può stare bene, insomma me la immagino bene, insieme poi anche al pavimento e tutto quanto. Invece qui, proprio dove adesso c'è la luce, in questa parete qui, vogliamo mettere un mobiletto basso. Stiamo optando per quello dell'IKEA, come quello che abbiamo in sala da pranzo, fare tutta la parete, o comunque cercare di sfruttare il più possibile tutta la parete, mettere appunto il mobiletto e poi andare a cambiare la TV, perché quella che abbiamo adesso è un po' piccolina, e mettere una TV un pochettino più grande, perché poi da questa parte di qua ci sarà il divano, che farà angolo. E qui al centro non voglio mettere assolutamente niente, almeno per il momento voglio lasciare più spazio libero possibile. Qui prima, immaginatevelo, al centro qui c'erano tre tavoloni in legno, vorrei metterne uno soltanto, un pochettino più grande, con delle sedie attorno, e poi forse contro questa parete, che sto arrivando, siamo pronti per fare il bagno, contro questa parete un altro mobiletto uguale a quello che andremo a mettere qui. E poi invece questa è la zona della taverna che ci manca, ovvero la cucina. La faremo la settimana prossima. Manca proprio questa parete qui, questa stanza. In sostanza dobbiamo ancora togliere queste appliche, ce n'è una lì e una qui, e nulla. E con questo video è tutto, insomma ci tenevo a farvi vedere qualcosina, visto che su Instagram vi ho già spoilerato qualcosa, però qui su YouTube ancora non vi avevo mostrato nulla. Tra l'altro poi seguirò tutto passo passo, quindi farò altri video ovviamente quando andremo a... Cosa sta succedendo la luce? Quando andremo a inserire anche i mobili, le tende, insomma tutto quanto, vi mostrerò i vari progressi. Spero comunque che questo video intanto vi sia stato di compagnia come sempre. Se è stato così, mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Vi mando un grandissimo bacio e spero di vedervi il prima possibile, perché ultimamente sono piena di cose da fare e ho poco tempo da dedicare ai video, però speriamo di vederci presto.